La Lazio ha conquistato il platonico titolo di campione d'inverno vincendo alla grande sul Bologna. Un 4-0 che ha avuto le sue premesse dopo soli 4 minuti di gioco con un gol di Garlaschelli scattato tempestivamente su cross di Nanni. Il Bologna ha avuto la possibilità di pareggiare al 18° con Landini, sulla cui conclusione Pulici si è opposto validamente. Pur privi di Rececconi, i laziali hanno avuto saldamente in mano le redini del gioco grazie all'ottima prova fornita dal giovane D'Amico. Questa manovra, da lui impostata, viene conclusa al volo da Garlaschelli. La squadra bolognese ha un buon avvio in apertura di ripresa, cross di Bulgarelli e colpo di testa di Landini. Poi la Lazio assume decisamente l'iniziativa per mettere al sicuro il risultato. Buso ferma a terra un tiro di Chinaglia e su un cross di Frustalupi viene ostacolato dallo stesso Chinaglia. Il pallone sfugge alla presa e Garlaschelli lo spedisce in rete. Il gol viene giustamente annullato. Al quarto d'ora comunque raggiunge il raddoppio. Lancio di Frustalupi, tacco di Chinaglia e conclusione vincente di D'Amico che realizza il suo primo gol in Serie A. Chinaglia e D'Amico cercano di ripetersi su punizione, ma questa volta il pallone termina sull'esterno della rete. Alla brillante prova dei laziali manca ancora la firma di Chinaglia, ma il centravanti, come in questa circostanza, sembra non avere fortuna. Quando alla mezz'ora, su invito di Martini, Cresci è costretto ad abbracciare Chinaglia per frenarne lo spunto. L'arbitro Mascali concede il rigore, che lo stesso giocatore trasforma con un tiro sulla destra di Buso. Le ultime battute vedono il Bologna intenzionato a diminuire il distacco. Landini viene fallosamente ostacolato da Petrelli, ma l'arbitro fa proseguire. Quasi allo scadere il quarto gol. Martini serve D'Amico che salta un avversario e rimette sul centro dove Chinaglia non ha difficoltà a segnare. Un gol che corona l'ottima prestazione della squadra bianco-azzurra e in maniera particolare quella di D'Amico e Chinaglia. Io direi di elogiare l'intera squadra, cominciando da D'Amico, che il ragazzino adesso è entrato, che non è più ragazzino, ormai è molto maturo. E io avevo detto che fra 2 anni arrivava al nazionale, se va avanti così, forse anche prima, non si sa. La profezia del presidente della Lazio si è avverata. La Lazio è campione d'inverno con 3 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. No, non si è avverata, in quanto aspettavo un punto in più. Aspettavo 4 punti, a me sta bene anche 3 punti.